Bentornati e benvenuti a questa prima video reaction sulla falsa riga di quello che fanno i giovani con la musica che piace a loro. Noi che siamo un po' meno giovani, siamo diversamente giovani, mettiamola così, la facciamo con la musica che piace a noi. E quindi oggi vi metterò in confronto due esecuzioni della Sinfonia del Barbiere Siviglia, vi farò notare le differenze, vi farò notare come la gestisce un giovane direttore, come la gestisce un direttore più anziano, più esperto, anziano solo nel senso di esperto, sia chiaro, ma soprattutto vi farò notare tutta una serie di cose che probabilmente se non siete veramente degli addetti ai lavori non avreste mai notato. Bene, con i potenti mezzi siamo a vedere questa prima parte del video. È un video del 2012, come potete vedere dalla scritta. Il direttore Andrés Orozco Estrada, un direttore colombiano, giovane, ai tempi aveva una trentina d'anni. Vediamo come fa l'inizio della sinfonia. Allora, già l'attacco ci dice qualcosa, questo pa-pam, un attacco cosiddetto all'italiana, che in realtà non è scritto così. Infatti, se voi andate a cercare una vecchia esecuzione di Karajan, troverete che lui non fa pa-pam, ma fa pa-pam. Perché? Perché è scritto così, cioè Karajan, come spesso capita con i tedeschi, così è scritto e così lo fanno. Mentre la tradizione italiana ha tutta una serie di tradizioni che a volte differiscono da quello che c'è realmente scritto, però diciamo che qualunque direttore o italiano o che comunque abbia studiato in Italia o che, a cui comunque piace lo stile italiano, questa sinfonia l'attaccherà con pa-pam. Andiamo avanti. E qui abbiamo già un'altra cosa interessante da verificare, perché ci sono tante edizioni del Barbiere Siviglia. Ora non sto a raccontarvi la storia delle mie edizioni critiche di Alberto Zedda, quello che ha fatto, insomma, altrimenti non finiamo più. Ve la semplifico al massimo. Ora vi faccio ascoltare una versione del Barbiere Siviglia, dell'ouverture, che è la seconda, quella diretta da Yuri Temirkanov, un direttore russo, in cui sentirete delle note diverse da quello che avete sentito adesso. Non so se ci avete fatto caso, ma le note sono proprio diverse. Tornate indietro col video a ascoltarvelo. La prima versione fa si, fa, sol, fa diesis. La seconda versione invece fa si, fa, doppio diesis, sol. Ora ribadisco, senza stare a spiegarvi il perché una fa una maniera e una fa nell'altra, prendete per buono che ci sono queste due edizioni. Diciamo che questa seconda che avete sentito ormai è abbastanza desueta. Riprendiamo ad ascoltare la prima versione. Oh, e questo punto è interessante. Guardate lo sguardo di questa violinista. Questa è una cosa che noi direttori detestiamo. Cosa sta facendo lei? Invece che guardare il direttore, sta guardando la spalla. La spalla è questo qua, cioè il cosiddetto primo violino, quello praticamente a cui il direttore d'orchestra stringe la mano appena inizia il concerto. È praticamente, come dire, diciamo così, se, brutto dire, il capo dell'orchestra, insomma, molto semplificativo, ma per farci capire. Perché lei sta guardando lui invece che il direttore che è da queste parti? Sta guardando lui perché questo punto è un punto molto delicato, pam, 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 è la parte battuta dove c'è un cambio di tempo molto scomodo e ovviamente andare insieme è fondamentale, che si vanno tutti pam, 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 pam. Quindi lei non per mancanza di fiducia nei confronti del direttore d'orchestra, ma semplicemente per maggior sicurezza, verifica che il suo colpo d'arco sia uguale e soprattutto sia all'unisono con quello della spalla dei primi violini. Andiamo avanti. L'oboe. Ecco, questo è l'assolo del corno che fa sempre molto pericoloso perché è già un assolo abbastanza impegnativo per il corno, in particolare quando si suona all'aperto c'è sempre un po' di timore perché il corno, come molti ottoni, ma il corno in particolare è uno strumento che soffre molto di variazioni di temperatura e soprattutto di umidità. Per cui in concerti come questi all'aperto c'è sempre una spada di Damocle che cade sul povero cornista che potrebbe sbagliare anche,
non necessariamente per un errore suo, insomma. Risentiamo ancora un pezzettino di questo solo. Via. Bene, ora vi faccio notare un'altra cosa. Vi faccio notare questo, la spalla, che dà un attacco. Ora vediamo che cos'è l'attacco che dà la spalla e in cosa consiste. Guardate qua. Boom, avete visto? Questo movimento che ha fatto la spalla è un cosiddetto attacco, cioè sta dando a tutta la sua sezione, ma non solo la sua sezione, quindi non solo i primi violini, ma un po' tutta l'orchestra, in particolare agli archi, insomma, che ce l'hanno tutti davanti, un attacco ritmico preciso, cosa che generalmente fa già il direttore, quindi mediamente non è indispensabile. Però nel caso in cui il direttore sia distratto, o sia un cattivo direttore, o sia preoccupato magari di un'altra cosa più grave, come dire, la spalla, che non per niente si chiama spalla, è l'aiuto, dà, come dire, questo attacco che aiuta tutta la sua sezione e tutti gli archi, in certi casi tutta l'orchestra, a entrare precisi in quel punto. Ve lo faccio vedere un'ultima volta e poi torniamo, andiamo avanti. Avete visto? Ho fatto così. Avanti. Bene, riprendiamo con Temirkanov. Vedete, si muove pochissimo. Mediamente i direttori giovani si sbracciano molto più dei direttori più esperti. Vedete, non sta dirigendo gli attacchi, sta veramente dirigendo la musica. Si muove pochissimo. Qui abbiamo un'altra cosa forse interessante da notare. Come vedete, le bacchette del timpano hanno questa punta un po' piccola che è di legno. Generalmente i timpanisti hanno diversi tipi di bacchette, ma fondamentalmente riconducibili a due modelli. Questi qua, che sono quelli con la punta in legno, lo vedete, e sono più piccole, e quelle che hanno con la punta più grossa, bianca, con addosso una specie di feltro, una specie di ovatta, per capirci. Generalmente, questo tipo di bacchette di timpani si usano per la musica del diciamo fino al 700, e hanno un suono molto più secco e molto più preciso. E generalmente invece quelli col feltro bianco si usano per la musica dall'800 in avanti, e hanno un suono molto più ciccioso, molto più pieno. Diciamo che con questo organico orchestrale che ha Temirkanov, comunque molto ampio, probabilmente molto più grande come un Oriarche di quelle che si usavano ai tempi di Rossini, questa scelta è discutibile, nel senso è una scelta giusta dal punto di vista, diciamo così, della filologia, giusta nel senso che probabilmente ai tempi di Rossini si usava questo tipo di bacchetta, ma discutibile dal punto di vista sonoro, perché probabilmente con un organico orchestrale così ampio come questo qua che sta usando Temirkanov, forse le altre bacchette sarebbero state più indicate, ma vabbè, insomma, queste sono scelte assolutamente soggettive. Andiamo avanti. Si muove pochissimo. Perfetto. Stop. Bene, torniamo alla prima versione. Qui abbiamo fatto una panoramica del parco, sempre bella. Allora, qui c'è una cosa che è un'altra di quelle tradizioni non scritte. Questo eco, che cos'è un eco? Un eco è quando si fanno due frasi uguali o molto simili e una viene fatta sensibilmente con una dinamica diversa dalla prima, in particolare generalmente più piano. C'è questo famoso papapapara, pianissimo, papapira, non è scritto, però per tradizione si fa. Per cui anche in questa esecuzione, ripeto, anche se non è una cosa scritta in partitura, per tradizione si faccia papapapira, pianissimo, papapira, ve lo faccio riascoltare. Piano. Cosa è successo qua?
Una nota sporca, può succedere, ci mancherebbe. Riascoltiamolo un attimo. Qua. Addirittura tra cosa che succede, ma niente, niente di grave, è un peccato assolutamente veniale. Vedete? Oh, guardate, lo chiama chiaramente l'eco, vedete? Dietro è proprio, lo chiama in maniera palese. Vedete come riduce il gesto? Ve lo faccio rivedere. Riduce il gesto, piano. Anzi, pianissimo. Eccetera. Questo normalmente è quello che si fa per tradizione. Temirkan fa una cosa, non solo scritta in partitura, ma insolita nella tradizione. Cioè fa il secondo eco, invece che piano, al contrario, lo fa più forte. Vediamolo. Vedete, proprio l'ha richiesto più forte. Quindi normalmente sarebbe scritto tutto pianissimo. Papapapira, papapira, uguale. Per tradizione si fa il secondo più piano, fa papapapira, pianissimo, papapira. Invece lo fa più forte, papapapira, papapira. E proprio lo vedete, gestualmente lo vedete che lo richiede, no? Guardate che lo richiede qua. Vedete, proprio gestualmente ha richiesto più sonorità. Vedete, questo è il classico fortissimo, dove generalmente un direttore giovane si sbraccia, fa il bigio urbano. Guardate lui invece che eleganza, suona su un fortissimo, proprio minimo, minimo sforzo, massimo risultato. Vediamolo. Eccolo qua, guardate qui, fortissimo, non cambia granché. No, non ne ha bisogno. Siamo alla fase dei violoncelli per avere più evidenza. Torniamo alla prima versione, andiamo avanti. Allora, qui vi faccio notare una cosa. Se non sapessi chi è che sta eseguendo e soprattutto non vedessi scritto sopra, ma diciamo che vi fanno vedere questa foto e mi dicono di dov'è questa orchestra? Io direi che è al 99% è un'orchestra tedesca. Da cosa lo capisco? Da come i contrabbassi tengono l'arco. Allora, perché l'arco e il contrabbasso si tiene in due maniere. Questa maniera, che è cosiddetta a sega, non fate battutacce, in cui praticamente l'arco si tiene con la mano, vedete, come se fosse una sega che sta segando un albero, no? Ecco, mentre nell'altra presa italiana, insomma, o qualcuno la chiami in altra maniera, non ha importanza, viene tenuta fondamentalmente come l'archetto del violino, solo che invece che suonare così, suona ovviamente lo strumento nella sua posizione. Però già da questa foto sappiamo che o questa è un'orchestra tedesca, o magari questa è un'orchestra balinese, ma questo contrabbassista è di scuola tedesca. Andiamo avanti a sentire. Ah, qui c'è un altro punto interessante. Questo punto, ascolta, questo. Allora, birararira, questa parte legata che è anche abbastanza scomoda e pericolosa da fare perché, insomma, bisogna essere molto insieme, molto scoperte, quindi. Però quello che voglio far notare non è questo, quanto la maniera in cui la suonano, cioè in maniera legata. Riascoltiamolo. Questo passaggio. Sentiamo invece come lo fa Temirkanov. Tutto staccato. Avete sentito la differenza? Allora, questa cosa non è scritta in partitura, un'altra cosa non scritta, ma che spesso si fa per tradizione. Parapam, parapam, pam, par, re, re, mi.
Questo ritenuto non è scritto, però spesso si fa per tradizione. Comunque è bello, è molto elegante. Re, re. Ecco, qui faccio notare il terrore negli occhi del povero cornista giovane, che sta facendo un pezzo estremamente difficile con un direttore di grande esperienza che probabilmente se sbaglia qualcosa poi lo crocifiggerà in sala mensa come Fantozzi. Per cui guardate il terrore di questo povero ragazzo giovane, tra l'altro, insomma, rispetto alla media degli altri orchestrali, sicuramente molto bravo, che fa una parte molto difficile con un direttore importante, insomma, e la cosa comporta ovviamente un po' di agitazione. A quel ritenuto. Finale, classico crescendo rossiniano. In cosa consiste il crescendo rossiniano? Questo è un tipico esempio. Nella stessa frase ripetuta, solo che ogni volta che la si ripete entrano altri strumenti e quindi anche se si volesse semplicemente non aumentare la dinamica, mezzo forte, forte, fortissimo, eccetera, già solo il fatto che entrino altri strumenti aiuta naturalmente a dare più massa sonora. Quindi riscoltiamocelo questa parte che è proprio un tipico crescendo rossiniano. Ne troverete in Rossini mille di questi. Questo. Stessa frase con più strumenti. Stessa frase con più strumenti ancora. Questo è proprio Rossini puro, eh? Allora, questa frase non si fa veramente mai come è scritta veramente, perché avrebbe lo sforzato. Lo sforzato implica che si faccia appunto una forzatura sulla nota, che però per essere efficace deve avere poi immediatamente un diminuendo, soprattutto quando ci sono tanti sforzati uno dopo l'altro, per cui bisognerebbe fare sforzato e diminuendo, sforzato e diminuendo, sforzato e diminuendo. Questa cosa non si fa quasi mai, anche perché facendolo molto veloce è veramente difficile, insomma, bisognerebbe farlo un po' più lento per farlo veramente come è scritto. Comunque andiamo avanti. Ecco, avrete sicuramente notato che una grande differenza tra questi due direttori, ed è una differenza tipica che c'è fra direttori più giovani e direttori più esperti, diciamo così, è che generalmente il direttore giovane è lì attento su tutto e controlla un po' col fucile puntato che tutto vada come deve andare. Il direttore di esperienza è lì che dirige la musica, è molto più rilassato e sicuramente, come dire, fa anche suonare meglio l'orchestra, dà più spazio all'orchestra di muoversi e di esprimersi. Andiamo avanti. Carinetto. Ancora il tra-pa-pa, il stesso ritenuto di prima. Solo il fagotto. Che sicuramente dà meno rischi del corno. Avete visto come ha richiesto ancora il ritenuto? Come lo richiede? Qua-pa-pa-ra. Legatissimo, molto bello. Altro crescendo tipico rossiniano. Non si è capito questa inquadratura un po' ubriaca.
Ecco, questo è un punto molto pericoloso, perché è un cambio di tempo che va a una velocità importante, quindi spesso la prima battuta, battuta e mezza può essere un po' scollata, insomma, quindi questo è uno dei punti veramente delicati di questa sinfonia. Ora lo riascoltiamo. Sì, la famosa cameraman che è caduto, non so cosa è successo. Qua. Anche qui vedete, non l'avevo notato prima, la noto adesso nell'inquadratura della gran cassa. Allora, generalmente in questa sinfonia, ripeto, ci sono diverse versioni, ma generalmente quando si usano i timpani, e abbiamo visto che sono usati prima, non si usa la gran cassa. La gran cassa si usa nella versione che c'è per orchestra sinfonica, orchestra più grande. A maggior ragione, forse con questa versione sarebbe stato più logico utilizzare i timpani con le bacchette di feltro e non con quelle di legno, però ribadisco, ognuno. Livello finale. Bene, avete visto, ma che tra due versioni ci possono essere tante differenze interpretative, musicali, di agogica, di dinamica, di tempo, naturalmente, insomma, e se non fosse così non succederebbe che due pezzi eseguiti da due editori diversi hanno una durata così diversa molte volte, no? Cioè, a volte sono anche delle differenze di tempo, perché Allegro, che cosa vuol dire Allegro? Sì, vuol dire un tempo mosso, ma quanto sia mossa poi ovviamente è una decisione che spetta al direttore se un pezzo esclusivamente sinfonico o comunque strumentale, e al direttore in concerto col cantante se un pezzo naturalmente cantato. Bene, spero che questo primo esperimento di video reaction vi sia interessato. Se volete altre video reaction o se volete degli altri raffronti fra due esecuzioni diverse, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo la prossima volta.